pronto all'azione! Scelgo la morte. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Cosa ho detto? Siate sempre pronti all'azione, ragazzi. Ma non posso perdermi in questa... in questa mia sottospecie di intro. Anzi no, è un intro. Perché sottospecie? È un intro. Intanto Erson si bugga e vede dei rettangoli neri. Vabbè, non so se li avete visti. Comunque ragazzi, ho 1800 dust. Ci ho pensato molto e alla fine ho pensato a sangue freddo di farmi un mazzo patron. Come funziona? Funziona che diciamo il cardine di questo deck è il cliente torvo. Quando subisce danni, sopravvive, evoca un altro cliente torvo, vuol dire che evoca un'altra copia di se stesso. E questo deck era molto molto forte ai tempi della del capitano Cantaguerra, eccolo qua, che prima dava carica ai servitori con attacco 3 o inferiore. Quindi potete immaginare, questi cosi si moltiplicano con carica, no? Ed è stata giustamente nerfata. Quindi ragazzi, però questo mazzo si può ancora giocare, a me piace molto. E visto che mi piace molto, già Dottor Boom, Isera, volevo farmi Jaraxxus, ma non so dove usarlo, perché alla fine io penso che tra poco userò un mazzo Zolok, cioè basato su vari mostri, su avere tanti servitori, quindi un troppo alto di mana come Jaraxxus non lo vedo molto forte. Cioè, no cacchio, Jaraxxus è fortissimo, però è un mazzo del genere, non lo so bene. Quindi ragazzi, andiamo. Ho 1800 dust, quindi metterò anche due armor smith, sarebbero signora Fabbro d'armatura. Iniziamo prima con Fabbro creazione, eccolo qua, iniziamo, vai, mi sento pronto. Armatura pronta all'uso. Ci siamo. Armatura pronta all'uso. Ci siamo ragazzi, sta arrivando, non vedeva l'ora. È lui, Grommash. Benvenuto nel Patron Warrior di Doom 98. Grommash beve il sangue infetto di Mannoroth, condannando gli orchi alla pelle verde e agli occhi rossi. Forse non è stata la sua decisione migliore. E infatti si è incazzato un po'. Eccolo! Grande Grommash. Sicuro? Sicuro! Eccolo qua! Grommash Malogrido! Prego, entra nel mazzo, prego! E ragazzi, che ne dite di andarlo a provare insieme questo mazzo? Ecco, Armorsmith. Proviamolo, in classificata. Siamo contro Thrall. Dovrebbe essere un aggro shaman. Eccolo, grandissimo Grommash, però sostituisco tutto qui. Fabbro d'armature, fantastico. Buono. Madonna, due di questi. Allora, perché gioco due Elite Corcron? Allora, devo dire la verità, Corcron, devo dire la verità, questa lista ho preso ispirazione da una lista che ho trovato sull'internet. E giocavano due di questi. E ho capito il perché, anzi, uno potrei anche toglierlo e potrei anche metterci molto tranquillamente un Sigatronchi pilotato. Perché giocare questo? Perché ha carica e può rimuovere qualcosa di pesante e cattivo. Poi se ti servono 4 danni face, ottimo, uno d'armatura. Potrei anche usare lui, Comandante Crudele, per distruggere il totem delle fiamme. Quando un tuo servitore subisce danni fornisce uno di armatura. Facciamo così, dai. Non sono molto esperto di questo mazzo, quindi ragazzi perdonatemi per qualsiasi errore barra cazzata. Vabbè, è la stessa cosa. Anzi no, la cazzata è un errore più pesante. Intanto io sto meditando sul dorso del mio avversario, che voi purtroppo non vedete bene perché ho uno schifoso, un maledettissimo... Oh, Grommash, troppo pesante in mano all'inizio. Dicevo, un pesantissimo schermo, turbina conserviamo, a 16 decimi. 16 decimi, ragazzi. Questo vuol dire che o devo caricare i video con i bordi neri ai lati, o devo fare un piccolo ingrandimento. Questo fa sì che le parti di sopra e di sotto ancora... Ma che cazzo di mazzo è? Ok, non è aggro shaman.
Non è aggro shaman sicuramente. Possiamo giocare ignorantemente anche questo qua con carica, però c'è questo, quindi tac. Avanti. Ottimo, siamo già a 6 di armatura. Ottimo. Quindi dicevo, o carico video con i pezzi tagliati, cioè o con schermo nero ai lati, oppure devo fare un piccolo ingrandimento. Execute please. Nessuna execute. Lui a cosa servirebbe? Ah, guarda, il Green Patron lo voglio giocare dopo, perché ho paura che me lo rimuove. Sarebbe lui il Green Patron. Così turbine e stiamo tutti a posto. Quindi potrei evocare uno di questi, perché no? Però. E adesso hai ragione, hai ragione. Lo butterei un po', diciamo. Oppure Acolyte of Pain e mi sto un po' zitto. Facciamo così, va. Armorsmith danneggiata? Devo scegliere. La danneggiamo? No. Dai, che al prossimo si gioca il Green Patron, ragazzi. E si guadagna anche 3 di armatura. Non ho tempo per giocare. Non ha tempo per giocare, no. Mo so cazzi. Mo so cazzi, veramente. Allora, possiamo... Concentriamoci, ragazzi. Penso sia possibile sbarazzarsi di questa chiavica enorme. Allora, o mi sacrifico tutto quanto, quindi, che palle queste situazioni, ma che cazzo. Devo scegliere ste palle. Sì, ci sono! Ci sono! Veloce! Veloce! Tacca! Ok, si è fregata Armorsmith, ma non fa niente. Madonna, quando mi giocano Sylvanas non ci capisco un cazzo, ti giuro, vi giuro. Oh, che palle, mamma mia. Ma vabbè, mi cazzo. Fammi pure pescare. Yeah, that's bite. Guardate la mossa, eh. Allora, lui e turbine. Così, se le bombe vanno e non sono letali, sono cavoli per il signor Boom. Purtroppo non abbiamo execute. Una rissa! Corta su di me! Fine turno. Dai, una bomba sul Patron che non sopravvive, ragazzi. Mamma mia, devo imparare a giocare meglio, sicuramente. Pensavo, aia. C'è ancora speranza, c'è ancora speranza, spero. Come buoni sta? Vabbè. Diciamo che è un blocco con instabile. Allora, carica e arma mi conviene. Pezzo 7 danni, ma fanculo. Il prossimo danno, il prossimo turno lui non vedeva l'ora, quindi 10 di attacco in faccia. Oppure a qualsiasi altra monnezza lui giocherà. Spero di pescare un bel Green Patron, non lo so. Cosa fare? No! Deve morire. Deve morire. Merda. Succede una cosa brutta col barone fiera morte. E non mi piace per niente. Quindi Grommash per eliminarlo subito? Oppure facciamo i danni face? Quale carta con rantolo di morte potrebbe mai avere? E
adesso non vedevo l'ora. Eccolo qua, Grommash. Non vedeva l'ora. Non vedeva l'ora e c'ho paura però. Vabbè, speriamo bene. Incazzato Grommash. Attacca diretto. Che lagga anche il computer. Lagga anche il PC. Per quanto fai dolore. Allora, la cosa che mi dà fastidio penso sia... Oh, what's that? Dai! No, 14 di salute! Mamma mia! Che palle! Bastardo! Oh, che bello! Vai, su! Mamma mia! Vediamo un po'. Lotta, Rogar! Vai a fanculo, malamente. Qua facciamo così, o attacchiamo a lui. Attacchiamo il totem dei danni magici. E dopo, con pazienza, scateniamo l'arma. Peschiamo pure quattro carte. Cazzo. Mazza di merda. Questo è grave. Questo è grave, potrebbe essere letale? No, perché questo non ha carica. Ragazzi, arrivate a questa situazione devi fare tanti danni in faccia. Stereotipi over 9000. Quindi tutto diretto. Ok. Oh! Oh! Potrebbe essere letale? Personaggi aneggiati, dai! Pesca! Boom! Dammi un'altra in R. Oh, ascendente, che ho già attaccato, cazzo! Esecuzione! Allora, devo scegliere. Allora, sono 11-12 danni. Interiore non ce la faccio. Non sono seriamente convinto della mia mossa, però visto che non era letale. Ti prego, cazzo! Cazzo, mi ha distrutto tutto! Minchia! No! Cazzo! Sono ancora in vita, sono ancora in vita, porca puttana, però devo imparare a giocare. Allora, dottor Boom, ci sbalanziamo subito di sta monnezza. Allora, due danni, sopravvive, ascia fiera. Cliente torbo, ottimo. Però, madò che palle, questo mazzo è difficile da usare. Anzi, sono io che sono stupido, facciamo così. Ma è fanculo, va. Ho giocato sicuramente uno schifo, ragazzi. Ma è una delle prime volte. Anzi, è la prima volta che uso un mazzo del genere. Adoro il Patron Warrior. Mamma mia. Ti prego, non quello è un provocazione. Ancora! Due danni, ti prego, due danni! A mio Patron, e che cazzo! Madonna! Che fastidio! E ammazziamo sta merda? O attacchiamo diretto? Ammazziamo, arriviamo, non si sa mai.
Ah, che palle! È difficilissimo! Un solo cesso registra... E basta, madonna, arrenditi! Che palle! Arrenditi! Fai meglio! Questo è un mazzo troll. Ah, ho pure quasi finito le carte. Gustoso, non pesco più. Armatura. Allora, potrebbe essere letale. Io ho il cervello in fumo, quindi contusione e pesco anche. Lui guadagna più roba. Potrebbe essere letale. Anzi, sicuramente è letale. Sette, 14 più questo. Bel mazzo, mi piace. E ho vinto! Yes! Yeah! E 10 gold al Dunz. Ultima partita, ragazzi. Ultima partita, se no si fa un video lungo... Troppo lungo. Garrosh contro Gul'dan. Ottimo. Perché sì. Sarà mia. Vittoria o morte. Ottimo anche questo. L'accoglito del dolore lo lasciamo. Buono. Hai visto quando mi ha aiutato il fabbro d'armature? Mamma mia. Cioè, è femmina. Vabbè, la fa... No, il fabbro d'armature. Ma proprio tanto, non fare niente. Stati fermo così. Stai fermo. Grazie, lo apprezzo. Armatura pronta all'uso. Allora, stavo facendo questa lista, l'ho presa più o meno da internet e già l'ho detto, però sì, è un po' brutto copiare le liste, ma l'ho trovata molto molto buona. Io per ora vedo come va questa e se va bene mantengo. Che palle questo, mamma mia. Ash Ardente la adoro. Poi si gioca anche Dread Corsair. A uno di mana, questa carta è davvero buona in questo mazzo. Soprattutto se giochi quella 4. Masticatore zombie. La morte è il mio pane quotidiano. Ti ringrazio. Troviamo pure quelli che fanno gli errori. E ringraziamo noi. Noi siamo gentili e ringraziamo. Comandante crudele. Come può aiutarmi in questo caso? Non può aiutarmi. È semplice il fatto. Però posso distruggere questo. Sangue e bottino. Quindi. Lotta rogata. Ok. Siamo ad uno di armatura in totale. Con questo tizio, Corsaro. L'accolito che subisce danni e mi fa pescare. Infatti sta quasi andando in fatica. No, che palle. Vabbè, più di armatura. Berserker. Che dolore parte. Ci stiamo fermi. E ci stiamo fermi. Il potere del... Che cazzo di mazzo è, oddio. Che mazzo è? Gone instabile, turbine, questo ci fa pescare. Non siamo in una bellissima situazione, però se mi uscisse execute sarebbe un mondo migliore. Vabbè. Mamma mia, colpisco! Berserker arrabbioso. Che mito. Questo qua l'ho messo apposta perché... Bravo figliolo, pesca! Niente di speciale, soprattutto se mi esce execute. Sta pensando se attaccare. Madonna, ti prego, dammi
esecuzione. Poi danneggio pesco, mamma che mazzo, a me piace troppo. Gustoso. Abbiamo pure questa, armatura pronta all'uso. Doppio turbine. Che vogliamo di più alla vita? Armatura pronta all'uso. Che cazzo sta succedendo? Peschiamo quattro carte e ritorniamo. Eccolo Gromma. Un altro danno a tutti i servitori. Perché mi diverto. Questo qua arriva a 12. Quindi se attacco devo scegliere. Ok. Colpisco. 18 cazzi di danni. Madonna, subisci. Subisci, schifoso. Ecco che questo è buono. Madonna. Un altro po' di armatura, grazie. Quello ci voleva, bastardo. Quanto è bello, un'altra armatura. Per il Green Patron. Per il Green Patron, oppure per questo. Attacchiamo diretto, raga. Andiamoci YOLO proprio. Anzi. Distraiamolo. Distraiamolo con questo, perché lui si concentrerà sull'ammazzare questo. Non avrà carte, gli fanno la salute. Grommash e non Reno Jackson. Ti prego. Statti fermo, statti quieto. Fammi un favore, pesca anche magari. Cosa vuoi aiutarti? Cosa? Abbiamo vinto? Patto demoniaco. Cioè, come si chiama? Bella giocata. Sì, Grommash. Madonna. Sì. E si vince con questo mazzo. Lo adoro. Mi piace tanto. E niente ragazzi, è finita qui. Queste sono due partite con il Patron Warrior. Sono andate tutte e due bene. Nonostante la prima abbia avuto un po' di incertezze. Questa qua ho fatto 18 danni potentissimi in faccia prima e 12 adesso. Questo mazzo si rivela molto molto forte. Pensate, con il guerriero sono le mie prime due vittorie in classificata. Giusto per dirvi che il guerriero non l'ho mai usato. Grazie mille per avermi seguito. Siate sempre in continuazione. E ci becchiamo come sempre al prossimo video.